40 arrestati, di cui 9 già in carcere, tra cui i fratelli Domenico, detto Mimmo La Luna, e Sigismondo Strisciuglio, capi dell'omonimo clan. L'operazione portata avanti dai carabinieri del reparto operativo di Bari in collaborazione con le altre forze di polizia, in esecuzione di un provvedimento della DDA di Bari, ha colpito duramente uno dei raggruppamenti criminali più attivi sul territorio. Questo clan stava tentando di espandersi su tutta la città e sull'Interland, e quindi andava in qualche modo, non voglio dire proprio fermato, perché non voglio essere granché ottimista, ma sicuramente perlomeno limitato in queste sue attività illecite. Un'operazione denominata Agorà, come la piazza di Carbonara, che era il centro operativo delle decisioni del clan, dove solo poche settimane fa è stato ucciso Nicola Telegrafo, riconducibile proprio agli Strisciuglio. L'attività criminale principale tra quelle contestate è l'estorsione ai danni dei cantieri edili del Barese, che in alcuni casi venivano colpiti due volte, prima dai di Cosola, smantellati dall'operazione Pilastro del 21 aprile scorso, e poi dagli Strisciuglio. Estorsioni portate avanti dal 43enne Silvano Scannicchio, esponente di spicco della tifoseria ultra del Bari Calcio, che ha anche cercato di introdursi all'interno dello stadio San Nicola in occasione di alcuni recenti concerti, in occasione dei quali non è escluso un interesse dei clan nella gestione dei parcheggi abusivi intorno alla struttura. Se mettete un momentino insieme soltanto le notizie di cronaca che avete diffuso in questi ultimi mesi, vi rendete conto che su Bari circolano un numero spropositato di armi, sia comuni che da guerra, e questa è una cosa indubbiamente estremamente preoccupante, perché questi vogliono avere il controllo del territorio attraverso l'uso delle armi, ed è un fenomeno che va contrastato con la massima energia possibile. Armi nascoste anche all'interno dei loculi del cimitero di Bari, dove in seguito alle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia sono state ritrovate pistole, munizioni e una bomba a mano. A uno degli arrestati, Michele Tesauro, è contestato anche il ferimento di una persona colpevole di aver rapinato a suo malgrado e, nonostante gli avvertimenti, il fratello Antonio, anch'egli arrestato. Colpito anche il traffico di droga nei quartieri di Bari Vecchia, controllato dalla famiglia Milloni, affiliata agli Strisciuglio. In carcere anche Eugenia Prudente, moglie di Sigismondo Strisciuglio, che oltre a recapitare gli ordini dati dal marito in carcere, lo riforniva di droga direttamente dietro le sbarre.